Siamo a Roma, siamo all'Eur e soprattutto alle mie spalle potete vedere una parte del circuito in cui le monoposto elettriche di Formula E si daranno battaglia adesso questa mattina per la pole e oggi pomeriggio per la vittoria finale delle Prix di Roma. Un'occasione, quella che ha avuto HD Motori, per vedere non solo da vicino la gara ma soprattutto anche per conoscere e scoprire tutto il dietro le quinte, il lavoro dei meccanici, il lavoro dei team. Un'opportunità per approfondire questo nuovo mondiale, questa nuova serie che progressivamente sta acquisendo sempre maggiore popolarità e che dal prossimo anno farà un importante step in avanti con il debutto delle monoposto generazione 3, che saranno molto più performanti e quindi dovrebbero garantire uno spettacolo aggiuntivo. Più tardi avremo anche la possibilità di recarsi nella pit lane e quindi potremo vedere da vicino il lavoro del team, le monoposto e tutti quei segreti e quelle curiosità che le persone dalla televisione non possono purtroppo vedere. Quindi adesso andiamo e vediamo cosa possiamo scoprire di interessante. Siamo sulla pit lane delle Prix di Roma. Andiamo a vedere più da vicino i box delle monoposto elettriche. Si riesce tranquillamente ad accedere ai box, in alcuni casi addirittura si possono fare quattro chiacchiere con i meccanici. Un ambiente molto interessante, molto stimolante, che potrebbe far davvero tornare la voglia alle persone di riavvicinarsi a questo mondo. Qua abbiamo lo spazio, facciamoci largo tra le persone, della safety car ufficiale e vediamo che è una Taycan, ovviamente configurata per poter percorrere la pista. Abbiamo le luci, una livrea specifica, box delle verifiche tecniche della FIA e poi qui iniziano i box veri e propri dei team partecipanti. Possiamo vedere come le auto sono abbastanza simili tra loro, anzi possiamo dire che sono sostanzialmente quasi tutte identiche. Ricordiamo che il powertrain in configurazione da qualifica eroga 250 kW. Il prossimo anno per la generazione 3, queste sono auto della generazione 2, offriranno molte più prestazioni con una potenza nettamente superiore che dovrebbe garantire anche un maggiore divertimento di pista, come avevamo detto anche prima. Siamo nelle fasi pre-gara perché la qualificazione è già conclusa, quindi stiamo osservando come i meccanici stanno lavorando per sistemare le auto e prepararle per la gara che partirà tra non molto, quindi continuiamo. Il lavoro che c'è, ci spostiamo. Poi andiamo al box del team Jaguar. Ecco, gli spazi, questo è il team DS, gli spazi interni sono tutti uguali, nel senso che la grandezza dei box è identica. Poi sta alle squadre allestire secondo gli spazi interni, a seconda delle proprie esigenze. Questo è il team Jaguar. I meccanici stanno lavorando alacremente a sistemare le auto perché manca poco. Abbiamo il team Mercedes con Stefan Vendôme che ha conquistato la pole position e quindi si giocherà la vittoria di questo E-Prix. E curiosando tra gli spazi dedicati all'organizzazione delle Prix di Roma, guardate cosa abbiamo trovato. Alle mie spalle abbiamo la Maserati Grecale Folgore, sì, la versione elettrica del nuovo SUV della casa del Tridente, modello che nella versione elettrica arriverà il prossimo anno del 2023. I modelli endotermici invece sono stati appena annunciati dalla casa automobilistica. Andiamo a dargli un'occhiata più da vicino, visto che pare che si può anche entrare. Bene, il design del tutto simile a quello del modello endotermico. Ovviamente abbiamo la scritta Folgore che ci fa capire benissimo che si tratta della versione a batteria. Abbiamo anche dei cerchi ottimizzati sotto il profilo aerodinamico per migliorare l'efficienza. Facciamo un giro tutto attorno alla vettura, così ve la faccio vedere più da vicino. Qui abbiamo anche lo sportellino della ricarica.
classica combo. Andiamo a vedere se per caso il portellone posteriore si apre. No, no, questo non si può aprire. Facciamo un ulteriore giro e proviamo ad entrare nell'abitacolo. Ecco, si apre la porta e andiamo a vedere. Ovviamente abbiamo finiture di gran lusso, del resto non possiamo che aspettarci questo da Maserati. Andiamo là, strumentazione digitale, abbiamo il volante con i paddle, abbiamo l'infotainment, ovviamente tutto spento. Abbiamo anche un secondo schermo, questo in questo caso è parzialmente attivo, che è dedicato alla climatizzazione. Abbiamo, vediamo un po' se riusciamo a aprire anche qua gli scomparti del tunnel centrale. Vediamo qui cosa abbiamo. Abbiamo anche delle prese per la ricarica. Lo spazio sembra abbondante, comunque grande lusso, sedili davvero ben fatti. Qui abbiamo delle bocchette per condizionatore, abbiamo, non so se si riesce a vedere a causa dei riflessi, abbiamo anche un piccolo schermo spento dedicato alla climatizzazione. Speriamo di saperne presto di più. Vi diamo alcuni numeri che aveva fornito Maserati quando aveva presentato la Grecale. Sappiamo che avrà una piattaforma a 400 volt, doppio motore elettrico con circa 400 kW, 800 Nm di coppia e una batteria da 105 kWh di capacità. Maggiori informazioni arriveranno nel corso del 2022 sicuramente. La Formula E nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la gente verso la mobilità elettrica e i concetti di sostenibilità. Sono filosofie abbracciate anche dal gruppo Jaguar Land Rover. Jaguar è presente in questa competizione con un proprio team e con piloti che sono costantemente dei protagonisti. E in tema di sostenibilità il gruppo Jaguar Land Rover ha degli obiettivi molto precisi, tant'è vero che entro il 2039 conta di azzerare le emissioni di CO2. E sul tema della sostenibilità abbiamo la possibilità di parlare con Rossella Cardone, che è direttore sostenibilità di Jaguar Land Rover. Andiamo dunque a parlare con lei di alcuni argomenti molto interessanti. La prima cosa che vogliamo sapere da Rossella Cardone è qual è la ricetta di Jaguar Land Rover per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Un anno fa l'azienda Jaguar Land Rover ha lanciato una nuova strategia, si chiama Reimagine. Reimagina. All'interno di questa strategia noi vogliamo essere creatori di nuovo brand di lusso desiderabile per i nostri clienti e al centro di questa strategia c'è la sostenibilità insieme alla qualità dei nostri prodotti. Che significa? Significa entro il 2039 vogliamo abbattere il nostro CO2 per raggiungere una neutralità zero di carbonio e questa è la nostra ambizione che accade tra due decadi. Abbiamo fatto di più. Ci siamo guardati al nostro interno e vogliamo prendere un impegno più stringente, già guardare al 2030, quindi tra 8 anni. E appunto all'interno di tutti i nostri processi, durante tutto il ciclo di vita dei nostri prodotti, dalla fase di progettazione e design, produzione nelle nostre fabbriche, collaborazione con i nostri fornitori che ci forniscono i materiali chiave, fino all'utilizzo dell'auto nelle nostre città, nei nostri territori e il riciclo delle auto stesse alla fine del ciclo di vita, vogliamo abbattere il CO2 sulla parte di manufacturing, quindi di produzione del 46% di CO2, lungo la catena del valore, supply chain e auto utilizzo sul territorio del 54%. In media per intensità per veicolo. Tema molto importante è quello delle batterie, in particolare del second life e del riciclo. Vogliamo quindi capire se Jaguar Land Rover ha progetti per il second life, quindi per riutilizzo delle batterie delle auto elettriche in altri ambiti e soprattutto se sta lavorando anche in ottica del riciclo per recuperare tutte quelle materie prime importanti che poi possono essere reimmesse nel ciclo produttivo per creare nuove batterie. La batteria è un componente chiave dell'auto elettrica e all'interno della nostra strategia di elettrificazione delle auto che porta tutti i modelli Jaguar entro il 2024 a essere elettrici e i Land Rover a essere elettrici entro il 2030, abbiamo un occhio particolare alle batterie. Le batterie sappiamo contengono tecnologie avanzate, contengono materiali chiave, anche rari, ed è per questo che stiamo lavorando per le batterie, per estendere il ciclo di vita, quindi la durabilità. Le pensiamo per essere modulabili e riutilizzabili
ma anche riutilizzabili in altri settori, quali quelli dell'energia, per esempio. Quindi una volta che l'automobile raggiunge la fine del suo ciclo di vita, la batteria, che è pensata per fornire energia ad un'auto, ha ancora un ciclo di vita che può continuare. Ed è per questo che stiamo realizzando dei dimostrativi, più che dimostrativi, dei trial, dei veri trial, che dimostrano che la batteria continua, può avere un secondo ciclo di vita. Lo abbiamo fatto con Pramac, è leader nel settore dell'energia, quindi una batteria utilizzabile per stoccare energia pulita che viene dal rinnovabile. La batteria, essendo nella sua fase di secondo ciclo di vita, a sua volta è a CO2 zero, quindi come soluzione portabile per soluzioni off-grid, quindi lì dove non c'è elettricità in grid. E questo lo abbiamo già dimostrato e testato all'interno dei nostri garage e applicazioni di Jaguar TCS Racing all'interno della Formula E. Quindi lì dove non c'è energia elettrica on grid, queste batterie stoccate con energia pulita le abbiamo utilizzate in Spagna e in Gran Bretagna proprio per applicazioni di test delle nostre automobili. Sostenibilità nella progettazione e nei materiali. Vogliamo capire da Rossella Cardone come cambierà il modo di progettare le auto per raggiungere questi obiettivi e soprattutto sostenibilità può andare d'accordo con lusso? La sostenibilità è un elemento che deve essere parte del brand, del marchio degli autoveicoli di lusso. Noi come azienda di brand di lusso ci sentiamo responsabili di assicurare e vogliamo ispirare tutto il resto del settore automotive ad andare in questa direzione. Quindi la sostenibilità è un elemento di qualità, è un elemento di efficienza, significa utilizzo dei materiali riciclati, materiali di lusso, di qualità, ma anche che provengono da catene del valore riciclati, significa elettrificazione dei nostri veicoli all'interno di un ecosistema di charging, quindi di elettrificazione all'interno delle città, significa chiudere il loop in linea con tutto il paradigma dell'economia circolare. Le nostre auto, quando raggiungono il fine vita, devono essere già pensate in fase di progettazione, pensate per essere riutilizzate facilmente, riciclare ogni singolo componente, sia all'interno dei nostri cicli produttivi Jaguar Land Rover o anche in altre catene del valore come quelle dell'energia e quant'altro.